Buonasera, buonasera e benvenuti in questa 17ª giornata di campionato di Serie A1, stagione regolare 2022-2023 tra Engas Hockey Vercelli e Telea Medical San Drigo. Con le maschere tipiche della città di Vercelli, Bicciolano a Belamain e il comitato dell'isola che entreranno in campo a salutare il pubblico appena prima del carnevale, mentre entrano adesso in campo anche i ragazzi di mister Roberto Crudeli. Andiamo subito un attimo a dare un'occhiata alla formazione vercellese. Mattia Verona con 85 in porta, 88 Andrea Raffa, poi 11 Elia Petrocchi, numero 7 Maximiliano Oruste, con l'8 Massimo Tataranni il capitano, con 74 Diogo Neves, con 84 Matteo Zucchetti e con 99 Sergi Canè Villa. Mentre per la formazione ospite di Vanzo Franco in porta Català Bernal Adrià col 54 e col 12 Bernardelli Tommaso. Invece con il giocatore in movimento a disposizione col 6 il capitano Poletto Marco, col 7 Miguelez Melandrez Antonio, con l'8 Contro Andrea, col 3 Brendolina Andrea, con l'11 Rigon Nicola, 21 Max Thiel, 34 Lazzarotto Pietro, 77 Di Qui Giovanni Leonardo. Mentre sembrerebbero ormai quasi prossimi all'ingresso in campo le maschere vercellesi, prima della partita, in attesa andiamo ad andare un attimo a dare un'occhiata alla classifica dopo la 16ª giornata, con il Trissino abbondantemente in testa al campionato con 42 punti, seguito da Lodi con 31, Sarzana con 30 a pari merito col Forte dei Marmi, poi Grosseto e Follonica entrambi a 29, seguiti dal Bassano 27 e poi un po' più distaccato l'Engas 22, il Monza 17 insieme al Valdagno, a 15 il San Drigo, poi Viareggio, Montecchio Precalcino e TR Chimica Montebello. Mentre entrano in campo anche i ragazzi del San Drigo per questo prepartita. Ricordiamo anche che l'Engas è sempre molto attivo nel sociale, giovedì sera infatti c'è stato l'incontro tra Roberto Crudeli e membri della società con Bagnamento e Alessandra Cirio, presidentessa e fondatrice segretaria della fondazione La Voce di Una e La Voce di Tutte, che era la sensibilizzazione all'endometriosi con cui l'Engas collaborerà nei mesi a venire. Entrano adesso le maschere a fare il saluto insieme ai giocatori. Partita che si preannuncia scoppiettante, con il San Drigo che ha pareggiato con Follonica nella scorsa giornata, un pareggio importante per il San Drigo che è un po' in fondo nella classifica, e l'Engas invece è ritornato alla vittoria dopo un periodo un po' no contro il Montebello. Si spera che questa vittoria dia un po' di carattere ai ragazzi di Allegri per la parte finale, scusate, ai ragazzi di Crudeli per la parte finale di stagione. Questo è il problema di guardare notizie sul calcio prima della partita. Dopo il saluto subito inizia la curva dei tifosi vercellesi a farsi sentire. Questa oggi è presente anche un'ottima curva del San Drigo, difficile vedere la curva ospiti con delle
con un numero considerevole di persone oggi ben presenti, con anche una mega bandiera bellissima. Mentre si prepara il tutto, andiamo a dare un'occhiata ai quintetti iniziali, mentre manca sempre meno l'inizio di questa sfida. Vediamo Crudeli con un quintetto abbastanza basico che abbiamo visto spesso partire nelle ultime giornate, con Verona in porta, Diogo Neves e Zucchetti un po' indietro, Canè e Tatarani in attacco, mentre per Mister Manzo ci sarà Català in porta, Tiele, Michelez in difesa, di qui Giovanni e Lazzarotto a concludere il quintetto. Arbitri dell'incontro saranno il signor Eccelsi Alessandro e il signor Fontana Giorgio. Sarà Max Thiele a toccare la prima pallina di questo incontro verso Lazzarotto, che subito sulla fascia destra prova a involarsi, poi sceglie di partire con un po' più di calma. Di nuovo Thiele ad amministrare l'azione per Michelez, in avanti per Thiele, un po' troppo lungo, ci arriva prima Diogo Neves che può ripartire con l'Engas, in avanti per Sergi Canè, già ben piazzato il Sandrigo, quindi Zucchetti per Diogo Neves, provano a far girare un po' per aprire qualche spazio, arriva la conclusione, un missile che attraversa tutta l'area e finisce fuori, di qui Giovanni per la conclusione di Michelez, parata da Verona, poi Canè avanti per Diogo Neves, Tataranni, però Diogo Neves cambia tutto verso Zucchetti, di nuovo dietro al perno numero 74, Tataranni si gira, poi sceglie di tornare dietro, giro palla veloce la ricerca molto largo di far aprire un po', di far aumentare il pressing del giocatore di Sandrigo, però adesso conclusione Diogo Neves, pallina che si blocca a fondo campo. Quindi Canè per Tataranni dietro la porta di Català, ora Tataranni alla ricerca di un compagno, Diogo Neves la conclusione, attraversa di nuovo tutto, troppo tagliata. Recupera con calma Michelez, in avanti per Thiel che punta Tataranni, ancora Thiel, poi sceglie di ritornare indietro con più calma, non deve evitare perdite di possesso pericolose. Lazzarotto per di qui Giovanni, dietro la porta di Verona, ancora di qui Giovanni nonostante attacco di Zucchetti, ancora Michelez, taglio indietro verso Thiel, ancora Thiel carica la conclusione. La parata di Verona in due tempi, prima lontana, poi c'era il attaccante del Sandrigo, pericoloso, riesce a tuffarsi, poi l'alza e schiaccia, prova Diogo Neves, si trova la via sbarrata, riparte in velocità di qui Giovanni, con davanti già Tataranni e Zucchetti, ancora di qui Giovanni prova a mettere in mezzo per Michelez, che nel frattempo si era spostato e chiede scusa. Subito ritmi alti. Diogo Neves per Tataranni, subito avanti per Sergi Canè, poi indietro per Diogo Neves, ancora Neves per Canè, cerca e trova Zucchetti, la conclusione murata da Michelez, riparte di qui Giovanni per Lazzarotto, per Lazzarotto il taglio verso Michelez, la conclusione, guarda il passaggio per di qui Giovanni che non riesce a intercettare, quindi dietro per Thiel, ancora possesso Sandrigo con Lazzarotto verso di qui Giovanni, ora Thiel per Lazzarotto,
sempre dietro per il 21, che adesso prova sulla fascia destra la conclusione, parata da Verone, allontanata da Tatarani per Sergi Canè, lascia per Diogo Neves. Ancora Diogo Neves, prova ad allargarsi per trovare una zona di tiro favorevole, poi sceglie di servire Zucchetti. Ancora Zucchetti sulla fascia sinistra per Tatarani dietro la porta di Català. Prova il tocco dentro, intercettato, ma ancora possesso Engas in avanti con Tatarani, sempre dietro la porta di Català. Verso Canè, tutto indietro per Diogo Neves. Ancora Diogo Neves prova a tagliare verso Sergi Canè, che voleva un pattino di Thiel. Di parere opposto il direttore di gara, quindi Lazzarotto. Mentre c'è stato un fallo in attacco da parte del Sandrigo. Di possesso di nuovo Engas con Zucchetti verso Canè. Neves in avanti verso Zucchetti, ancora Zucchetti prova a liberarsi lo spazio, poi lascia dietro per Canè, non si intendono i due, deve uscire Verone e cacciarla su verso Tatarani, servito anche molto bene con un ottimo cross, quindi prova lo scambio Canè con Tatarani, ma arriva prima Lazzarotto che serve Migueles subito sull'altro fronte. Ancora Migueles mette dentro per Di Qui Giovanni, che prova a concludere in porta ma si trova tutte le vie sbarrate, quindi Di Qui Giovanni. Poi c'è il fallo di Zucchetti in difesa. Prova subito la conclusione di prima Migueles, larga sulla porta di Verona, va a recuperare Lazzarotto attaccato da Zucchetti. Ancora Lazzarotto, la meglio il 34 e Sandrigo, poi recupera Sergi Canè su una palla rimbalzante. Va a servire Diogo Neves per la ripartenza dell'Engas. Ancora Diogo Neves, torna indietro verso Zucchetti. Da Sergi Canè, davanti per Tatarani, ancora Canè. La conclusione spizzata verso l'altro da Di Qui Giovanni, recuperata da Tatarani, che serve Canè dietro la porta di Català. Ancora Canè, poi torna tutto indietro verso Diogo Neves. La conclusione forte sulla stecca di Català. Di Zucchetti in zona offensiva per Canè, la conclusione in mezzo a mille gambe, parata ancora pronta in Català, parte con Di Qui Giovanni per Lazzarotto dietro verso Thiel. La conclusione del 21, murata la difesa vercellese, recuperato Tarani per Zucchetti, ancora Zucchetti carica la conclusione alta di Lazzarotto, accompagnato sulla fascia destra Diogo Neves, sbaglia il passaggio, serve Canè che non riesce a sfruttare l'occasione facendosi sorprendere a Migueles, quindi Di Qui Giovanni per Migueles dietro verso Lazzarotto. La conclusione dalla distanza alta e c'è il primo time out della partita con Català che ha sbattuto subito la stecca un po' in ritardo. Squadre partite subito col piede sull'acceleratore al massimo, Engas che prova un po' di più a far girare la palla in attacco e cercare un po' meno la conclusione veloce, tentativo di far aprire un po' la difesa del Sandrigo che è sempre ben piazzata in questo inizio di primo tempo. Eccoci in campo. Con Zucchetti per la punizione verso Diogo Neves. Con la sua fascia sinistra in avanti verso Tatarani. Poi il taglio dentro verso Diogo Neves. La pallina che rimane un attimo lì incastrata. Con la Diogo Neves dietro la porta di Català. Dietro verso Canè. Poi Zucchetti, ma c'è il fallo su Diogo Neves al limite dell'area.
Diego Neves, prova a far passare verso Tatarani senza successo, prova a ripartire Sandrigo, ma si allunga troppo la palla, raggiunge Canè che controlla con calma, poi Zucchetti prova a mettere dentro perché è una pallina che rimbalza proprio al limite della linea del gol. Migueles sull'altro lato, subito ancora Migueles avanti per Lazzarotto. Migueles dietro la porta di Verona, ora Migueles prova l'alza e schiaccia, ma si trova sulla strada Zucchetti, quindi Tataranni per Diogo Neves, però Diogo Neves dentro per Canè, c'è la rete e si svolge il risultato della partita al settimo minuto. Sergi Canè. Mentre fa subito una sostituzione il signor Banzo, facendo uscire Lazzarotto ed entrare Brendolin, quindi Thiel per di qui Giovanni, no Thiel, tra Thiel sulla fascia destra, prova a mettere in mezzo, si allunga tutto Verona per allontanare il pericolo. Tatarani, poi serve Diogo Neves, lascia per Sergi Canè, ancora Canè per Diogo Neves, la conclusione morbida sul portiere. Quindi sull'altro lato Thiel, prova a passare Tatarani, ancora Thiel, si allunga tutto Verona su questa conclusione, ma ancora in avanti la conclusione di Migueles, larga, recupera Zucchetti non senza difficoltà con Thiel subito lì come un avvoltoio. Ancora Zucchetti a conclusione, Català la blocca e fa ripartire Brendolin per Thiel, quindi di qui Giovanni a botta sicura con Verona che si distende col, lo schiniere allontana il pericolo, ma ancora Sandrigo in avanti, di qui Giovanni tutto indietro verso Thiel, ancora Thiel che commette Migueles che commette fallo in attacco, palla così regalata all'Engas sul partire di un'azione che poteva essere interessante. Canè che tocca per Diogo Neves, tutto in avanti verso Tatarani, lascia per Zucchetti a conclusione, smorzata stecca di Migueles, di qui Giovanni, ora di qui Giovanni sulla fascia destra, si deve fermare, lasciare per Thiel, Engas molto alto, quindi Brendolin, ancora Brendolin prova a mettere in mezzo, ma c'era Zucchetti che faceva buona guardia, quindi Sergi Canè, ancora Sergi Canè prova a mettere per Tatarani, c'era di mezzo di qui Giovanni che ha reso molto difficile l'intervento del capitano vercellese Diogo Neves, per Zucchetti di nuovo Diogo Neves, cambio lato verso Sergi Canè, in avanti per Tatarani, prova la triangolazione, ci arriva di poco Canè, ancora Canè lotta per mantenere il possesso Svera, poi Thiel vince e serve Brendolin, di nuovo Thiel, ancora Thiel dietro per Brendolin, poi Zucchetti commette fallo cercando di riguadagnare il possesso in una zona che sarebbe stata pericolosissima per Sandrigo, quindi Thiel per Migueles verso di qui Giovanni, di nuovo Thiel, Migueles su Thiel, prova di qui Giovanni a lasciare per Brendolin, poi il rischio con Canè che tocca verso Verona, pallina che rimane incastrata sotto l'85 vercellese e time out richiesto dopo una decina di minuti dall'inizio della partita. Tatarani e Canè questa sera sembrano avere una grande intesa, spesso si trovano con l'1-2 in zona offensiva, mettendo in difficoltà anche con qualche conclusione Català. Sandrigo che invece fa un po' più fatica a rendersi pericoloso con un'azione manovrata in avanti, ma che spesso si è insinuato, è arrivato alla conclusione, chiamando più volte già in causa Mattia Verona. Mentre
Entra in campo Maxi Ruste al posto di Tatarandi dopo un'assenza durata vari mesi a seguito di un infortunio rimediato a Lodi. Diogonev recupera subito Sandrigo con Miguelez. Miguelez si trova davanti Oruste, ancora Miguelez, lotta tra numeri 7, poi indietro verso Brendolin, poi in percussione a conclusione c'è Verona, quindi Thiel all'angolino, indietro verso Miguelez, ancora Miguelez, la fascia indietro per Brendolin. Brendolin prova a girare dietro la porta di Verona in velocità, cercando qualche compagno libero, trova Miguelez, dietro di nuovo per Brendolin, poi prova il passaggio in Veronica, lungo, ma va a recuperare Max Thiel, dietro per Miguelez, poi il tocco in avanti, rimane lì la palla di qui Giovanni, la conclusione, Verona c'è, recupera Zucchetti e può ripartire insieme ad Oruste. Oruste prova ad alzare e schiaccia, palla che rimane lì bloccata a Català, quindi Brendolin, ancora Brendolin, prova di Veronica, palla bloccata da Dugonevic che viene spezzata in alto, recuperata da Oruste. Poi c'è un fallo schiena contro schiena tra Zucchetti e Miguelez, visto dall'arbitro Fontana. Miguelez per Thiel. Thiel si perde la palla che è recuperata da Canè, quindi Diogonevesh in avanti per Oruste, la rete di Oruste! Eurogol di Oruste! La scaccia a terra, la controlla, tira dentro! Questo è assolutamente un mega gol da replay. Diogonevesh che mette, sbatte a terra e tiro al volo. Batte così il Català, Maxi Oruste sul rientro, subito si è fatto sentire. Quindi Thiel. Thiel è attaccato a Oruste, perde palla, recupera Canè. Vede Zucchetti, Zucchetti per Diogonevic, prova ad alzarla appena davanti a Català, che è l'ultimo, ha il giusto riflesso e salva il risultato. Quindi Canè però recupera Gitti Giovanni. Indietro per Miguelez. Ancora di qui Giovanni per Miguelez verso Thiel, ancora Thiel fatica a trovare spazi, quindi torna indietro da Brendolin, lui si trova subito davanti Zucchetti, deve cambiare di nuovo verso Thiel, prova a mettere dentro, bloccata da Oruste, recuperata da Neves, in avanti subito per il 7, ancora Oruste lascia per Zucchetti che è un controllo non felice con l'intervento di Brendolin. Ancora Brendolin, prova sulla fascia sinistra, la conclusione, murata, può ripartire Lengas e distendersi con Zucchetti che lascia per Oruste che però era rimasto indietro. Recupera quindi Miguelez. Brendolin verso Thiel, adesso c'è il break del Sandrigo, prova Thiel a passare, si mette in mezzo Diogonevic, bloccando così le velleità bellicose della squadra ospite. Brendolin per Miguelez. Ancora Miguelez in avanti per Brendolin, attaccato a Zucchetti, costretto dietro la porta, si blocca. Sull'intervento di Zucchetti viene chiamato un time out. Ritmo finora da parte delle due squadre, il Vercelli che si è portato avanti 2-0 con la mega rete di Oruste dopo la prima rete di Canè, mentre Sandrigo che sta faticando a trovare la via del gol stasera,
numerose occasioni, più tiri in porta, ma ancora nulla che abbia bucato Mattia Verona. Riprenderà con Sandrigo in zona offensiva per il fallo di Zucchetti su Brendolin. Di Migueles proprio per Brendolin. Prova a passare su Diogo Neves che adesso ha via libera, ha tutto il campo libero, il costo costo di Diogo Neves, la conclusione è alta. Grande occasione sprecata da Diogo nell'uno contro uno contro Català. Di Brendolin per Thiel. Lazzarotto appena rientrato, quindi Migueles dal fondo verso Thiel, di nuovo Migueles, ora Migueles murato da Cané, il tentativo di palla in mezzo per Diogo Neves verso Ruste, un po' lungo per Zucchiatti che ci arriva. Poi Rust prova a girarsi, palla persa, va a recuperarla Diogo Neves con la pressione portata da Migueles, viene avanti verso Zucchiatti per Oruste, quindi il Cané sulla fascia destra prova a mettere in mezzo verso Zucchiatti che non trova l'incontro con la pallina, ha trovato lo swipe da parte sbagliata questa sera Zucchiatti. Quindi Diogo Neves a conclusione sullo scadere del tempo, larga. Per Lazzarotto, di nuovo verso Thiel, dietro per il 34, ancora Thiel vede Migueles, lo serve dietro di nuovo per Lazzarotto, Sandrigo che fatica a fare giro palla, adesso Thiel sulla fascia sinistra, dietro per Brendolin, ancora Brendolin dietro la porta di Verona, va a cercare spazi, deve tornare tutto indietro, fin da Català, che tocca per Lazzarotto che prova a lasciarsi lì e ci riesce, Cané e Oruste, passaggio indietro per Thiel, porta libera, largo Zucchiatti per Diogo Neves, ancora Diogo Neves per via centrale, dietro per Cané, quindi Zucchiatti, Neves per Oruste, ancora Oruste, prova sulla fascia destra a trovarsi un po' di spazio, attaccato da Brendolin, ancora Oruste dietro per Diogo Neves, un look un po' fuori misura, Diogo Neves prova a mettere in mezzo per Zucchiatti che non riesce a girare sotto porta, Thiel per Lazzarotto, la conclusione murata da Diogo Neves, recupera Cané. Ora Cané sulla fascia destra, dietro adesso per Diogo Neves, Zucchiatti, Neves cambia tutto verso Ruste, allora adesso Ruste a movimentare un po', servendo Diogo Neves in avanti per Ruste, Brendolin gli sporca il passaggio che viene accompagnato lontano, recuperato poi da Migueles per Thiel, Lazzarotto, ora Lazzarotto mentre esce Thiel ed entra Poletto Marco, il capitano della formazione ospite, K
toccato a Diogo Neves, palla recuperata da Ruste. Però Ruste sulla fascia destra per Sergi Canea, conclusione murata da Migueles, recupera Diogo Neves in avanti verso Canè. Ancora Canè, lascia per Ruste. No, Canè si fa rubare la palla da Boletto, ben posizionato. Quindi Migueles prova, l'alza e schiaccia su Diogo Neves, palla recuperata poi da Ruste, non senza difficoltà. Mentre ci si avvicina al termine del primo tempo, ancora 8 minuti da giocare. Oruste per Zucchiatti, dietro per Diego Neves, di nuovo Oruste. Neves, pressing alto del Sandrigo, questo cane. Neves di nuovo per Oruste. Ora giro palla dell'Engas, che però fatica a avvicinarsi in maniera concreta. La porta di Català, prova adesso Cane appena sul palo, la recupera il Sandrigo con Brendolin già in avanti. Dietro verso Polletto, passaggio un po' fuori misura che costringe il capitano, recupero in extremis. Poi il giro palla verso Brendolin, di nuovo Polletto. Lazzarotto. Ora Brendolin prova la conclusione, la parata di Verona. Recupera Diogo Neves, ma c'era palla alta. Oh, scusate, ho interpretato male i segni, signor Fontana. Rientra Zucchetti al posto di Canè, al posto di Neves, di Canè, davanti per Zucchiatti, prova a servire Canè di ritorno, recuperata poi da Ruste. Di Zucchetti sulla fascia destra, poi sceglie di tornare indietro verso Ruste, però Ruste dietro verso Zucchiatti, ultimo uomo. La sua fascia destra, conclusione, ribattuta di Català, pallina che rimane un attimo lì, poi sfortunato Ruste che vede scivolarsi la pallina, allontanata da Català sotto le gambe, e infine la parata col casco di Verona che la spizza fin sopra il soffitto. E un attimo di time out. Fine la pausetta per tutti, si ricomincia con la palla a due a centrocampo tra qui Giovanni e Zucchetti, al meglio Zucchetti a servire Elia Petrocchi, appena entrato Zucchetti per Zucchiatti, verso Petrocchi, giro veloce verso Ruste, vede Zucchetti in avanti, ci mette la stecca Poletto a complicare il controllo dell'84 Vercellese, quindi Migueles. Ora Migueles recupera Petrocchi, davanti per Zucchetti, prova la conclusione, murata da Poletto. Bisogna cercare una soluzione migliore, qua l'84 Vercellese si è fatto prendere dalla voglia di metterla in porta con il difensore proprio davanti. Di Poletto per Migueles, Lazzarotto prova ad accelerare i ritmi. Il Sandrigo con un giro palla un po' più veloce. 0-8 per Poletto, dietro per Migueles. Ancora Migueles, avanti per la 0-8, di nuovo Poletto. Dietro per Migueles. La conclusione parata da Verona. Qui Giovanni riesce a recuperare.
poi passano. Non era stato segnalato, però erano stati poi riazzerati 45 secondi per arrivare al tiro dopo la conclusione, ovviamente, di Poletto per Lazzarotto, indietro per Poletto, poi in avanti per Di Qui Giovanni, che lascia per Michelez, che non controlla bene, recupera quindi Zucchetti, si distende Lengas con Petrocchi verso Zucchiati, di nuovo Petrocchi, Zucchetti, Petrocchi, ancora lo scambio tra i due verso Ruste, di nuovo l'11 Vercellese, lascia per Zucchetti, quindi Zucchiati, poi Petrocchi prova sulla fascia destra a passare Michelez, si trova dietro la porta di Català, poi indietro verso Zucchiati, no, Zucchetti, 15 secondi per la conclusione, rete di Zucchetti a metà campo al 21esimo, il triplo vantaggio con un missile terra-aria dalla mega distanza. Fulmina così Català, 84 Vercellese. Di Qui Giovanni per Lazzarotto. Poletto, Lazzarotto, recupera Oruste solo momentaneamente. Poi indietro per Thiel, appena rientrato. Ancora Thiel, la conclusione su Verona. Recupera Poletto. Per Thiel. Sulla fascia sinistra questa volta, mette dentro per Lazzarotto, recupera Oruste, avanti per Petrocchi, prova a servire Zucchetti, capisce tutto il difensore del Sandrigo, quindi Thiel per Lazzarotto, Sopoletto, di nuovo Thiel, ancora Thiel prova a aprirsi spazi, larga. Sì, velocità sulla fascia destra, senza successo, deve servire Poletto, prova questo tiro strozzato, recupera Di Qui Giovanni, attaccato da Zucchetti, ancora Di Qui Giovanni, torna indietro da Thiel, riprova Thiel in percussione sulla fascia sinistra, ancora Thiel dietro verso Lazzarotto, conclusione dalla distanza fuori misura, recupera Zucchetti che fa ripartire Engers verso Russo, subito in avanti, la palla che rimbalza su Català, si capiva bene dove dovesse andare, quindi Thiel per Lazzarotto, di nuovo Thiel, sbaglia il controllo, si allunga troppo, recupera Zucchetti, mentre esce Russo, rientra Diogo Neves, in avanti Tataranni per Zucchetti, Diogo Neves prova a centrarsi, poi serve lì a Petrocchi, però Diogo Neves per Tataranni, dietro la porta di Català, con la Tataranni cerca del compagno in mezzo che si smarchi, trova Diogo Neves che torna indietro per Tataranni, Zucchetti, Zucchetti va via su Di Qui Giovanni, ancora Zucchetti prova a centrarsi, palla che rimane lì, Diogo Neves, ancora Diogo Neves, la conclusione, c'era Català sul primo palo, ben piazzato, hai letto bene la situazione e si è fatto trovare preparato, quindi Thiel prova a liberarsi del pressing di Diogo Neves, va a servire in avanti Di Qui Giovanni, poi dietro verso Poletto, ancora 2 minuti di gioco, Di Qui Giovanni sulla fascia sinistra, indietro per Thiel, ancora Thiel prova a mettere in mezzo, palla recuperata da Zucchetti, avanti per Tataranni, no Zucchetti con Crutelli che indica calma ai propri ragazzi, Petrocchi verso Zucchetti, Diogo Neves, ancora Diogo Neves, alza e schiaccia appena lato, Di Thiel per Di Qui Giovanni, nuovo servito Thiel sulla fascia sinistra, Giovanni attaccato a Zucchetti che era meglio, serve Petrocchi in avanti per Diogo Neves, quindi Zucchetti, Zucchetti davanti a Català, si ritrova tutto schiacciato, non riesce a fare
un pallonettino di vicino, Poletto a conclusione larga, recupera di nuovo Petrocchi, Diego Neves in avanti per Zucchetti, meno di un minuto, Petrocchi, Zucchetti, ancora Petrocchi per Diego Neves, Petrocchi, Zucchetti, Engas che fa un po' di melina per non offrire occasioni al Sandrigo, però adesso mette un po' di pepe Diego Neves, ancora Diego Neves davanti a Català, spinto, non riesce a concludere con Català ben piazzato, quindi Lazzarotti, ancora Lazzarotto dietro per Thiel, no, Lazzarotto verso Poletto, Thiel indietro per Poletto, si allunga un po' troppo la palla, rischia sul attacco di Zucchetti, ma mantiene il possesso Lazzarotto, 5 secondi al termine, Thiel attaccato da Zucchetti, indietro per Poletto, la conclusione di ispirazione alla fine, Murata, e finisce così il primo tempo con un 3-0 netto dell'Engas nei confronti del Sandrigo, con le reti di Canè, Oruste e Zucchetti, tre belle reti, tante belle azioni, tanto bel gioco questa sera. Adesso qualche minuto i consigli dei nostri sponsor e si riprenderà poi col secondo tempo che promette scintille.
lontano. Tanto lontano? Sì, tanto lontano.
E rieccoci mentre i giocatori tornano in campo a ricoprire le loro posizioni per il secondo tempo tra Engas, Occhio e Vercelli e Telea Medical Sandrigo. Un primo tempo ricco di emozioni, ricco di azioni, che ha visto l'Engas avanti per 3-0 con le reti di Canè al settimo minuto, di Rusta all'undicesimo e la fucilata di Zucchetti da un altro universo praticamente come distanza al ventunesimo. Quindi ci si aspetta un secondo tempo emozionante. Con Tataranni per la prima palla indietro verso Diogo Neves. Subito per Tataranni. Di nuovo Diogo Neves. Poi tutto in avanti verso Sergi Canè di Tataranni per Oruste. Diogo Neves sulla fascia sinistra dietro la porta di Català. Ancora Neves per Canè. Oruste prova ad andare via sulla sinistra, indietro per Canè, tiro palla verso Diogo Neves, la conclusione a distanza, lo schiniere di Català che allontana, recupera Oruste, prova per Canè bloccato da Brendolin che recupera con molta calma la palla e prova ad andare in avanti verso Thiel. Quindi Migueles dietro la porta di Verona per Thiel, ancora Thiel la fascia destra, prova a mettere in mezzo la conclusione di Brendolin con Verona che si è disteso bene, ancora Brendolin, c'è il fallo di Verona su Brendolin. Per Brendolin indietro verso Lanzarotto, sbaglia il passaggio verso Brendolin, recupera Canè, prova Brendolin, lotta e recupera palla, poi alza e schiaccia, bloccato da Canè. Di Migueles dietro verso Thiel, ancora Thiel presso la fascia destra, dietro la porta di Verona. Lascia per Brendolin, scambio di posizioni tra i due, prova Brendolin, si allunga bene Verona. E si serve Canè che può ripartire per vie centrali, poi si allarga e torna indietro verso Diogo Neves. Ancora Diogo Neves che si trova un Canè frenato davanti. C'è un fallo difensivo del Sandrigo e uno offensivo a Vercelli, uno dietro l'altro. Quindi Migueles dietro verso Thiel per Lanzarotto, ora Migueles fascia sinistra, prova ad andare, poi si accentra, cambio fascia per Thiel, prova Thiel a lasciarsi sul posto Canè, poi il passaggio che attraversa l'area senza trovare nulla, recuperato da Brendolin, di nuovo Thiel per Migueles che prova ad accelerare un po' il ritmo, il Sandrigo recupera Oruste che serve Canè, Canè deve passare Thiel per arrivare alla porta ma lo allarga bene, quindi Diogo Neves per Tataranni che si perde un attimo sul controllo palla e non sfrutta il momento. Migueles per Lanzarotto, Migueles di nuovo prova a mettere in mezzo, non vede Thiel che se la vede sbucare poco avanti per incrociare sotto porta, prova adesso conclusione al volo, alta. Quindi Canè per Oruste, tutto in avanti verso Diogo Neves,
lascia per Tataranni, recupera Migueles che ha intuito bene, ci mette la stecca, la conclusione, la parata prima di Verona e poi di Raffa dalla panchina. Di Brendolin, RTL, Migueles, nuovo TL, Lazzarotto pressato da Oruste verso Migueles al limite dei 5 secondi, Brendolin verso TL, prova la conclusione, murata da Tataranni che riparte insieme a Dogoneves e Oruste, poi Tataranni si diletta con un passaggio non felice, lotta poi con Migueles nell'angolino, ancora Tataranni, ma era meglio il numero 7 la formazione ospite. Ancora Migueles verso Brendolin, Lazzarotto, giro palla verso Thiel, in avanti per Migueles, ancora il numero 7 per Lazzarotto, Lazzarotto sono davanti a Oruste, deve fermarsi, lasciare per Brendolin, per Thiel, di nuovo Brendolin dentro la porta di Verona, ancora prova l'alza e schiaccia, finisce lì il tempo con questo palo di Lazzarotto, con Verona ben piazzato, quindi poche possibilità per quella conclusione, poi Canè viene smorzata e rotola via Leggiadra a largo dalla porta di Català, di Brendolin per Migueles, su Lazzarotto, dietro per Thiel, ancora indietro per Migueles, di nuovo Thiel, prova il tocco dentro, non c'è nessuno, recupera Brendolin verso Migueles che adesso prova di azione personale a servire Thiel in mezzo all'area, ancora Sandrigo in avanti, prova l'alza e schiaccia e la girata poi sotto porta con la pallina che è rimasta lì, Migueles recupera Lengas con Oruste che parte, lascia indietro per Tataranni, passaggio impreciso, recupera Migueles, ancora Migueles, la conclusione, la parata sicura di Verona, di Tataranni per Sergi Canè, tocco dentro verso Diogo Neves, la palla che rimane lì, Tataranni prova a mettere per Diogo Neves che non ci arriva, mantiene possesso palla, ancora Tataranni per Diogo Neves, provinta il tiro, poi prova a servire il compagno in mezzo, passaggio fuori misura, recuperato poi Canè per Tataranni, Neves, ancora Neves, finta il tiro, poi si avvicina, lascia per Tataranni, Tataranni la conclusione, la rete, portiere, traversa, palo e rete, al settimo del secondo tempo, Tataranni. Ora il vantaggio inizia a essere veramente importante, tre rimette di qui Giovanni, il signor Vanzo Franco a cercare di dare un po' di più spinta offensiva a Sandrigo, di Tataranni verso Oruste, però Oruste prova a girare per caricare la conclusione per Tataranni sotto porta, Diogo Neves, ancora Oruste si districa bene dietro la porta di Català dove cerca il compagno libero in area, prova a servire Diogo Neves ma arriva prima Max Thiel per partire Sandrigo con Brendolin, ora Brendolin l'attacco su Tataranni e viene chiamato anche un time out, thank you.
Sandrigo, che in questo avvio di secondo tempo sembra con un po' meno di idee nel reparto offensivo. Abbiamo visto più volte gli stessi movimenti, gli stessi tentativi di tiro, mentre aveva un repertorio un po' più vario durante il primo tempo. Engels al canto suo ha continuato come aveva lasciato il campo, ovvero spingendo sull'acceleratore, mettendo in difficoltà anche l'estremo difensore Sandrigo, con la rete poi appena arrivata di Tataranni. Indietro per Migueles, ancora Migueles dietro la porta di Verona, recupera di qui Giovanni, indietro verso Brendolin, si trova davanti Diogo Neves, essendo l'ultimo uomo decide di rallentare un attimo prima di perdere palla, serve Migueles, di nuovo Brendolin per Thiel, prova la conclusione a distanza, la deviazione sotto porta. Nuovo Sandrigo in avanti con Migueles, 5 secondi per arrivare alla conclusione. Thiel mentre finisce senza la sirena, erano già finiti a qualche secondo, i secondi per arrivare alla conclusione. Dovuto intervenire il signore Chelsea a bloccare il gioco. Quindi Oruste, Tataranni per Diogo Neves. Prova in velocità, poi lascia per Canela, tocco da fuori, Diogo Neves sotto porta, ben piazzato Català, che ha letto le intenzioni belliche e offensive dell'Engas. Di Brendolin la conclusione fortissima che attraversa tutta l'area senza trovare né Steccaminca né porta. Poi pallina che viene regalata, ma c'era un'irregolarità di pattino. Quindi di nuovo palla all'Engas. Neves lascia per Oruste, tutto in avanti verso Tataranni che lascia sfilare fino a Diogo Neves, prova a mettere in mezzo per Canè, palla un po' troppo avanti, recupera Thiel verso Brendolin, passaggio fuori misura, recupera quindi Oruste attaccato da di qui Giovanni, ancora Oruste, di qui Giovanni che porta sempre un pressing altissimo, riesce a servire Tataranni, Diogo Neves, di nuovo Oruste su Tataranni, c'è una regolarità di Diogo Neves, sono di qui Giovanni, Migueles alla rete, prova a riaprire la partita, Migueles al nono minuto. Neves in avanti per Tataranni, per Sergi Canè, un po' troppo lunga, si apre bene Català e blocca subito di Brendolin per Migueles. Sandrigo che ha ripreso fiducia tutto ad un colpo dopo la rete di Migueles, di Brendolin, prova la conclusione, pallina che rimane lì, pericolo, ancora palla lì per Tataranni che deve allontanare, poi Migueles, Brendolin, ancora Brendolin, prova a mettere dentro per Canè, recupera di qui Giovanni, Migueles la conclusione, la parata di Verona, quindi può ripartire il break dell'Engas con Canè, Canè per Oruste, ci arriva prima Max Thiel, fase concitata di partita, Diogo Neves, quindi Tataranni dietro la porta di Català per Oruste verso Diogo Neves, di nuovo Oruste, indietro per Canè, ancora Canè attaccato da Migueles per Oruste sulla fascia sinistra, poi il retropassaggio fuori misura, recupera Thiel, Thiel si trova solo davanti a Diogo Neves che si blocca lì e non lascia passare il 21 del Sandrigo, quindi Tataranni da solo con Català, prova lo scavetto, troppo alto lo scavetto e time out per mettere un attimo in ordine una situazione che era un po' sfuggita. Thank you.
palla 2, Brendolin, Diogo Neves riprende il gioco dopo la sosta tecnica. Alla meglio Brendolin, che prova a ripartire subito in velocità. Trova già Rust sulla strada, che rallenta la sua corsa. Ancora Brendolin prova ad andare via su Rust, che alla meglio prova a servire a Diogo Neves, un filo troppo lunga, veramente questione di pochi micron, e recupera Poletto. Prova in avanti verso Thiel, lascia sfilare per Brendolin, ancora Brendolino Rust, ancora Brendolino Rust, alla meglio il numero 3 sto giro. Arbitro che ferma il gioco sull'uno contro uno di Rust per Català, per riprendere Brendolin per simulazione. Decisione difficile da interpretare, questa è il direttore di gara che ha bloccato un'azione e non ha dato il vantaggio sull'uno contro uno di Rust con Català. Di Rust per Zucchetti, tutto da rifare perché il terzo arbitro aveva ancora qualcosa da parlare con il signor Eccessi. Quindi Oruste per Zucchetti, di nuovo Oruste. Avanti per Diogo Neves, attaccato a Brendolin, indietro per Zucchetti, prova sulla fascia destra, 84 Vercellese, ancora Zucchetti, prova a lasciare sul posto di qui Giovanni, serve Canè, la lotta con Poletto, ancora Canè, ancora Canè, prova ad andare via, poi c'è il fallo di Canè in attacco. Di qui Giovanni, animi che si stanno scaldando, Diogo Neves prova a girare dietro la porta di Català, poi serve Canè, la parata di Català all'ultimo, mega riflesso del portiere Sandrigo, poi la conclusione sotto parte di Giovanni con Verona ben piazzato, Canè, ancora Canè prova a mettere in mezzo, poi ci mette a stecca Català, allontana il pericolo. Schemi saltati come se fosse l'ultimo secondo della partita, tirata sullo 0-0. Le viene fistigata la stecca troppo fuori dall'area riservata di Verona, e un altro time out a poco distanza di quello precedente. Vedremo se questa piccola pausa di riflessione aiuterà entrambe le squadre a rientrare in campo con un po' più di ordine, o se continuerà il caos più totale di prima. Che seppur poco tecnico è decisamente divertente da vedere. Di Poletto sulla sfera per questa punizione. Tocco per Migueles, dietro verso Thiel, quindi Brendolin, prova la fucilata a distanza, larga, recupera Poletto, Brendolin, dietro per Migueles, ancora Migueles, poi di nuovo dietro per Brendolin. Sembrerebbe ricercare un po' più di ordine con questa conclusione. Murata, difesa Vercellese, recupera Zucchetti. Ancora Zucchetti prova ad andare da solo con la palla che rimane lì su Català, viene tirata via dal cilindro, poi c'è il tocco di Poletto,
Oruste e Diogo Neves sulla sfera. Tocco proprio per il 74. La conclusione. Praticamente non si è vista partire, però è finita larga. Brendolin dietro per Poletto. Migueles di nuovo per Thiel. Ancora Thiel verso Migueles, fermato momentaneamente solo da Diogo Neves. Migueles dietro la porta di Verona. Ancora Migueles, vede Brendolin, la conclusione alta. Palla da rifare, non aveva ancora fischiato l'arbitro. Un Verona che si sta sbracciando probabilmente per richiedere una pulizia della visiera, ignorato dal direttore di gara che volevano far riprendere il gioco. Diogo Neves per Oruste, indietro verso Zucchetti. Ancora Zucchetti in mezzo tre, deve tornare indietro verso Zucchiati. Neves, Zucchetti in avanti verso Oruste. Ancora Oruste per Diogo Neves, lascia per Zucchetti, di nuovo indietro per Oruste. Prova sulla fascia sinistra, lasciare sul posto Migueles, senza successo, quindi cambia completamente fascia, va verso Thiel, dietro la porta di Catarà, attaccato a Thiel, ancora Oruste. Erano finiti i secondi per andare alla conclusione, quindi Thiel, subito Oruste a pressare, riesce a servire Poletto, di nuovo Thiel, tocco in avanti verso Migueles che gira dietro la porta per Poletto. E c'è il rigore per l'intervento di Zucchiati su Migueles. Per dimezzare la distanza con Vercelli al 14° minuto, tutto sulla stecca di Brendolin. Brendolin contro Verona. Verona, 14° per riavvicinarsi. La parata di Verona, palla ancora lì, Brendolin, la doppia parata di Verona, ancora lì la palla, prova Verona, ancora Verona! Esplode il palazzetto mentre riparte Tataranni. Tataranni prova a passare su Thiel che lo blocca. Ma cosa ha fatto lì Verona? Cosa ha fatto lì Mattia Verona? Brendolin per Thiel. Ora Thiel prova a passare, poi c'è il fallo di Migueles su Tataranni. Diogo Neves per Zucchetti, ancora per Neves. Zucchiati verso Zucchetti, in avanti per verde palla Zucchetti con Thiel che guadagna possesso in zona pericolosa, prova a mettere dentro, palla che attraversa, trova il vuoto, recupera Migueles per Brendolin. Ancora Brendolin pensa alla conclusione, la parata di Verona, il break 3 contro 2, Zucchetti, Diogo Neves per Tataranni, murata da Poletto che allontana il pericolo, palla bloccata poi da Migueles a fondo campo, prova a ripartire in avanti per Thiel. Ancora Thiel attaccato da Zucchetti verso Poletto, dietro per Thiel.
ancora Thiel, la conclusione, la parata di Verona col guantone. Zucchetti per Tataranni, attaccato da Poletto, la meglio il capitano vercellese. Quindi Diogo Neves per Zucchetti. Ora Zucchetti prova a servire Zucchiati, allontana solo momentaneamente Migueles. Zucchiati prova a buttare in avanti verso il vuoto per rifiatare, per riposizionarsi un attimo in campo. Di Brendolin, la conclusione a distanza bloccata da Zucchiati, recuperata da Zucchetti col fallo di Poletto sull'84 vercellese. Diego Neves per Zucchetti, prova in progressione sulla fascia sinistra l'84 vercellese, ancora Zucchetti si aiuta col fondo campo, poi prova il retropassaggio, Brendolino aveva capito le intenzioni, serve Migueles per la ripartenza, poi sbagliato il passaggio, recuperata da Zucchiati. Zucchiati e Tataranni, ancora Tataranni, la rete di Tataranni, alza e vole per il 5-1 e la doppietta personale. Mentre è ritornato il momento di Elia Petrocchi al posto di Zucchiati, che ha appena fornito un ottimo assist al capitano Tataranni. Prova la conclusione Thiel. Quindi Tataranni lotta con Lazzarotto, recupera la palla nell'angolino, cambio lato per Zucchetti. Ora Zucchetti davanti di qui Giovanni, serve Diogo Neves. Ora Diogo Neves per Zucchetti, palla alta di Migueles, subito per di qui Giovanni sulla fascia destra, un po' scoperta, ma recupera subito Diogo Neves per Zucchetti verso Tataranni, dietro verso Petrocchi, non trova compagni liberi da servire, poi Zucchetti arretra, Tataranni, nuovo Petrocchi per Diogo Neves. Zucchetti, Diogo Neves, avanti di nuovo per Zucchetti, attaccato a Migueles, perde Parda, quindi Thiel, di nuovo Migueles, la conclusione bloccata da Tataranni. Diogo Neves lotta e recupera il pallone con l'attacco di Lazzarotto, in avanti per Petrocchi, ancora Petrocchi, va indietro verso Zucchetti che prova a girare veloce verso Tataranni, Murato recupera di nuovo Petrocchi, tocco in avanti per Tataranni verso Zucchetti, ancora Zucchetti va via su di qui Giovanni, trova dietro la porta, poi c'è il fallo di Thiel, netto, che va a agganciare il parastinco dell'84 e viene chiamato su questo intervento un time out, 7 minuti e 10 secondi dal termine della partita. Possesso palla vercellese in zona favorevole per riprendere il gioco dopo il time out. Un Petrocchi per Diogo Neves, c'è stato il cambio Tataranni, Canè,
Petrocchi prova a girarsi, a concludere, trova il parastinco di Lazzarotto, riparte in velocità di qui Giovanni, prova a saltare, poi si allunga Verona, gli allunga la traiettoria della pallina, recupera Diogo Neves, ancora Diogo Neves, prova ad andare via verso Zucchetti per Canela, conclusione sugli schinieri Català, quindi Zucchetti per Diogo Neves, dietro per Zucchetti, Sergi Canè, in avanti verso Petrocchi, passaggio fuori misura, recupera Thiel che si invola da solo, poi viene chiusa la difesa vercellese, tornare indietro verso Lazzarotto, di Thiel per Migueles, dietro la porta di Verona, ancora Migueles in possesso sfera, fermo lì, poi Thiel prova a servire Migueles, ma c'era Verona che blocca subito. Diogo Neves per Sergi Canè, in avanti verso Zucchetti, di nuovo Canè per Diogo Neves, Zucchetti sono avanti Thiel, serve Petrocchi di sponda, Neves, Neves viene bloccato forse da pattini di Petrocchi, recupera la palla Lazzarotto, la conclusione a rete di qui Giovanni al 20esimo, ottima azione di Lazzarotto, porta questo assist su di qui Giovanni che da distanza millimetrica la mette dentro. Il Diogo Neves per Tatarani, passaggio sbagliato, recupera Thiel, Thiel per di qui Giovanni, bloccato da Diogo Neves, partenza Engas, Canè, Zucchetti, ancora Zucchetti attaccato da Migueles, gira, poi si allunga troppo la palla, deve cacciarla su per i 5 secondi, riesce a trovare Tatarani che lascia sfilare verso Migueles, Migueles bloccato da Canè, ancora Canè sulla fascia sinistra, in avanti per Diogo Neves, Diogo Neves prova a servire Canè, non ci arriva di poco, la palla che rimane lì su Català, arriva Thiel mettere un po' di ordine, poi di qui Giovanni prova a passare su Tatarani e Zucchetti senza successo, poi pallina che fa un tunnel inutile perché rimane lì di Thiel, ancora Thiel dietro per Lazzarotto, tra Lazzarotto a conclusione murata Tatarani, no, Lazzarotto in possesso sfera attaccato da Zucchetti, riesce a servire Thiel dietro la porta di Verona, ancora Thiel in possesso sfera, qua conclusione sotto le gambe di Neves, palla che si accosta dolcemente sulla stecca di Verona, quindi Canè in avanti verso Tatarani che si era spostato, recupera Migueles, la conclusione murata a Canè, palla ancora lì, la rete di Thiel, partita che non è finita, Sandrigo che negli ultimi 4 minuti, poco meno di 4 minuti, cerca di riaprirla tutta. I Tataranni per Zucchetti, Zucchetti alla conclusione della parata di Català, Migueles verso Lazzarotto per di qui Giovanni, Thiel, Migueles, Engas leggermente in difficoltà in questo momento di gara, quindi Migueles prova a servire, pallina che rimane lì, Verona si allunga sul tentativo di conclusione di Lazzarotto, di Thiel sulla fascia dietro Verona, ancora Thiel in possesso sfera, ancora Thiel, poi Verona allunga la stecca e blocca momentaneamente il pericolo, indietro verso Lazzarotto per Migueles, ora Migueles a conclusione larga, Zucchetti tocco lunghissimo verso Canè, ma palla alta,
mentre era persona ginocchiera precedentemente, capitano Vercellese, si riposiziona adesso. Giovanni per Migueles, tutto indietro verso Thiel. Thiel prova in progressione, lascia dietro Cataragni, poi si ritrova dietro la porta di Verona, ancora Thiel dietro per Migueles, tocco morbido in avanti, deviato, recupera di qui Giovanni, attaccato subito a Zucchetti, dietro per Lazzarotto, quindi Migueles, poi Canè intercetta, prova a ripartire ma c'è subito di qui Giovanni a portare pressione, il tocco in avanti, fuori misura, va a recuperare Lazzarotto a fondo campo, seguito a Diogo Neves, ancora Lazzarotto su Diogo Neves, tocco in avanti verso Thiel, poi di qui Giovanni che si perde la pallina, recupera Zucchetti, back dell'Engas verso Tataranni, ancora Tataranni mette dentro per Diogo Neves, palla che rimane lì, Canè per Zucchetti, ancora Diogo Neves per Canè, davanti verso Tataranni, ancora Tataranni mantiene in possesso la sfera, poi tutto indietro per Diogo Neves, Zucchetti sulla fascia destra, cambiano tutto verso Canè, di nuovo tutto indietro per Diogo Neves, Canè per Tataranni, ancora Tataranni alza e schiaccia, questa volta Cataracce, Migueles, taglio a cambiare di fascia verso Thiel, poi indietro per Migueles, ancora Migueles a conclusione, smorzata che entra dentro Beffarda, entra dentro Beffarda, conclusione di Migueles e si porta così al 24esimo a meno 1. Engas che negli ultimi minuti ha perso di tono e sta pagando tanto con tre gol negli ultimi 4 minuti da parte del Santrigo. Tocco tutto in avanti verso Canè, ancora Canè per Tataranni, indietro per Zucchetti, cambio palla verso Diogo Neves, ancora Diogo Neves prova a infilarsi verso Canè, Engas che davanti 57 secondi difficilissimi da gestire, infatti abbiamo già visto Català pronto ad alzarsi per lasciare spazio a un quinto giocatore in movimento, Cataragni per Diogo Neves, Zucchetti, ancora Zucchetti, tocco indietro verso Diogo Neves, cambio lato per Canè, tutto in avanti verso Cataragni, ancora Tataranni per Zucchetti, la conclusione che viene larga, recupera Migueles, entra il quinto uomo in campo al posto di Català, Migueles, Lazzarotto, 25 secondi davanti per Thiel, di nuovo Lazzarotto, adesso deve fare fortino l'Engas, Thiel, Migueles, di nuovo Thiel verso Lazzarotto, prova a mettere pressione Zucchetti che recupera momentaneamente palla ma non riesce ad andare alla conclusione, prendo lì la parata di Verona anche sulla ribattuta di Thiel, entra, finisce qua la partita, vince di nuovo l'Engas Hockey Vercelli al brucio, proprio all'ultimo riesce a salvare il 5-4 finale copiando il risultato a Montebello, 5-4, 9 gol, un rigore con un sacco di parate di Verona e tanto lavoro per me domattina per fare gli highlights, ma vince l'Engas in casa continuando a interrompere la scia negativa dei risultati precedenti con la seconda vittoria consecutiva e tre punti molto molto importanti. Adesso vi lasciamo con i festeggiamenti e vi invitiamo a rimanere per le interviste a caldo a fine partita, tra poco.
Amen.